Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in montagna con Pier. Oggi sono con Alessandro e Valerio. Sono fuori dalla mia regione, sono nelle Marche e sono nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini. E oggi andremo a fare un bel po' di vette, che adesso non vi sto ad elencare. E faremo tutta la cresta del Redentore e siamo partiti da Forca di Presta per il sentiero 101, esattamente da qui giù. Stiamo risalendo la costa delle Particelle e fra un po' arriveremo al rifugio Ziglioli, in pratica sotto al Monte Vettore, che è questo qui. Va bene ragazzi, detto questo vi auguriamo una buona visione e ci vediamo lungo il sentiero. Un po' di vento purtroppo in questa zona. Abbiamo appena passato il Monte Vettoretto, che è questo qui, e ci faremo tappa al ritorno. Adesso siamo addirittura d'arrivo del rifugio Ziglioli. Eccolo qui, andiamo. Abbiamo abbandonato da un po' il rifugio Ziglioli, che è proprio qui dietro. Adesso andiamo alla prima vetta della giornata, che è punta di Prato Pulito. Abbiamo passato la sella delle Ciaole, questo qui il vettore. Ci siamo riparati dietro questa selletta perché tira un bel venticello. Speriamo che in cresta sia ottimale il tempo, se no amen. Vai. Allora, in pratica il giro che vogliamo fare oggi è la prima vetta di punta Prato Pulito, cima del lago Redentore e Pizzo del Diavolo. Poi tornare indietro e andare verso Forca Viola. Poi da Forca Viola facciamo il passo di Forca Viola, riscendiamo dalla valle di Pirato e risaliamo qui per Rifugio Ziglioli. È un bel giretto abbastanza lungo, speriamo che il meteo ce lo permetta. Di cima del lago, ragazzi, l'abbiamo conquistata, erano molto vicine le prime due vette e adesso stiamo andando verso la cima del Redentore, che è questa qui, e poi andremo al Pizzo del Diavolo. Da notare, cresta stupenda, e questa in invernale, ragazzi, è davvero spettacolare, si affila molto ed è molto molto alpinistica. Va bene, proseguiamo la nostra bellissima camminata in cresta e tra l'altro un bellissimo panorama su tutta la piana di Castelluccio, con la fioritura qui di Castelluccio e qui Castelluccio di Norcia, con il simbolo dell'Italia qui. Tra l'altro adesso è anche periodo di fioritura, oggi è il 5 luglio, periodo top diciamo per gustarsi i colori della fioritura di Castelluccio. Sotto qui abbiamo il lago di Pilato, con il Monte Vettore, tutta la valle del Pilato, e lì sotto al lago di Pilato in pratica dopo ci passeremo al ritorno per la valle di Pilato e il lago di Pilato, che purtroppo quest'anno è molto molto in secca, e diciamo che il lago di Pilato nelle sue condizioni ottimali
assume la forma di un paio di occhiali. Questo qui sotto, se non erro, si chiama Scoglio dell'Aquila. E qui ragazzi, mentre percorriamo la cresta del Redentore, già pure prima ho fatto qualche ripresa, purtroppo si possono notare i segni del terremoto che ci fu proprio in questa zona. Qui non solo tra vento, ghiaccio e neve, questa spaccatura qui è stata causata proprio dal terremoto. Bene ragazzi, abbiamo lasciato un attimo la vetta del Redentore, che vedete alle mie spalle, per andare al volo, tanto comunque sono vicine queste due vette, alla vetta del Pizzo del Diavolo, e anche perché è abbastanza affollata prima la vetta del Redentore, ma diciamo che oggi proprio in generale c'è parecchia gente. Che dire, comunque cresta spettacolare, questa è tutta la cresta che abbiamo fatto stamattina, fino adesso. E poi c'è questo bellissimo pezzo di cresta che collega il Pizzo del Diavolo alla cima del Redentore. Le creste dei Sibillini sono spettacolari. Ragazzi, siamo scesi un attimo dalla vetta del Pizzo del Diavolo, siamo spostati un po' perché comunque oggi è veramente affollato. È una rapida panoramica. Questa qui è tutta la cresta più alta stamattina, la cresta del Redentore, con le vette che già vi ho elencato prima. Adesso torniamo alla vetta del Redentore, scendiamo sempre in cresta e poi andiamo all'altra vetta che è cima dell'osservatorio, che è questa qui. E poi proseguiremo verso Porca Viola e poi scenderemo alla valle del lago di Pilato. Panorama spettacolare, qui la Sella Ciaule, il Monte Vettore, giù le restanti vette dei Sibillini. Va bene, proseguiamo verso la vetta del Redentore per questa stupenda cresta. Oh, eccoci qui sulla vetta del Redentore, siamo tornati per la seconda volta, piccola panoramica e poi proseguiamo con la prossima vetta della giornata, che è cima dell'osservatorio. Qui il panorama su tutta la piana di Castelluccio, i Monti Ariatini, il Terminillo, giù c'è il Velino, il Gran Sasso, tutta la cresta che è più alta stamattina. Purtroppo siamo riscesi dalla vetta del Redentore perché c'è parecchio vento come qui in cresta, e oggi i video saranno un po' così, di fretta e di furia. E adesso andiamo sulla prossima vetta della giornata, che è cima dell'osservatorio. Oh, e mentre continuiamo la discesa dalla vetta del Redentore, purtroppo siamo scesi un po' perché ragazzi oggi il vento è assurdo. Qui siamo accompagnati al Monte Vettore, il Monte Torrone e il Sasso d'Andrè. Panorami oggi comunque unici, e comunque i Sibillini sono davvero spettacolari. Poi una volta che scenderemo nella valle del lago di Pilato potremo ammirare il versante dolomitico del Pizzo del Diavolo e della cima dell'osservatorio. Va bene, proseguiamo. La vetta dalla cima dell'osservatorio l'abbiamo avvistata, purtroppo siamo ripartiti subito dalla vetta perché c'è questo vento che oggi non ci lascia proprio, non demorde. Va bene, continuiamo con la penultima vetta della giornata, che è cima Quarto San Lorenzo.
la penultima vetta della giornata, cima Quarto San Lorenzo. E l'ultima vetta della giornata è proprio quella lì che vede alle mie spalle, che è cima di Forcaviola. Qui nel frattempo la valle del lago di Pilato ci accompagna. Qui l'aspetto dolomitico del Pizzo del Diavolo. Panorama spettacolare sulla piana di Castelluccio con la fioritura. Qui sotto c'è il rifugio Capanna Ghezzi, da dove tra l'altro si può anche salire per questo itinerario, ragazzi. Va bene, detto questo, continuiamo con l'ultima vetta della giornata. Vai! E anche la cima di Forcaviola l'abbiamo conquistata, anche se questa è la penultima, non è l'ultima, perché al ritorno ci fermeremo sul Monte Vettoretto, che è proprio lì sulla strada di ritorno. Siamo scesi dalla vetta di Quarto San Lorenzo per questa bellissima cresta e adesso siamo alla cima di Forcaviola. Panorama spettacolare sulla valle del lago di Pilato. Qui c'è il paese di Foce, quindi per questa escursione di oggi si può partire sia da Foce per tutta la valle del lago di Pilato e si può salire anche da Castelluccio passando per il passo di Forcaviola, che faremo adesso per scendere verso la valle del lago di Pilato. Qui nel frattempo tutte le altre vette dei Sibillini purtroppo si sono un po' coperte dalle nuvole e tutta la cresta che abbiamo fatto stamattina da Pizzo del Diavolo e alla cima del Redentore. Davvero un bel percorso di cresta, sì, molto molto bello, soprattutto questo sarebbe stupendo farlo d'inverno. Lo farò. Va bene, adesso scendiamo verso il passo di Forcaviola e ci mettiamo nella valle del lago di Pilato. Bene, e anche la vetta di Forcaviola ce la stiamo lasciando alle spalle. Adesso andiamo a recuperare il sentiero che è proprio qui sotto. Ed eccoci che ci siamo reimmessi nel sentiero per andare verso il passo di Forcaviola. E mentre scendiamo verso Forcaviola, appunto, il Monte Argentella qui ci fa compagnia. Viola e ci stiamo immettendo per il sentiero numero 153 nella valle del lago di Pilato. Spettacolare, direi. Comunque questo tratto di sentiero che da Forcaviola porta alla valle del lago di Pilato è veramente spettacolare. Soprattutto qui possiamo ammirare sotto al Monte Argentella lo scoglio del miracolo. Bene, siamo quasi in prossimità del lago di Pilato e siamo proprio sotto al Gran Gendarme del Pizzo del Diavolo. E qui tra l'altro, ragazzi, c'è la grotta del Gran Gendarme, proprio qui. Ambiente dolomitico spettacolare. E qui tutta la valle del lago di Pilato. E qui si va a Foce. In pratica da Forcaviola, se si va a sinistra, si va a Foce, invece a destra si va qui al lago di Pilato, che è proprio qui sopra. Vai. Qui in pratica, ragazzi, sotto al Gran Gendarme del Pizzo del Diavolo, qui c'è la fonte del lago di Pilato, qui prendo il sentiero numero 153. Noi abbiamo costeggiato verso destra quest'altro sentiero che adesso ci riporterà direttamente sopra il lago di Pilato per ammirare più da vicino le pareti del Gran Gendarme del Pizzo del Diavolo. Ed eccoci arrivati qui nel lago di Pilato, quel che rimane purtroppo. Ovviamente questa cosa non si fa, non ci si avvicina alla riva. Qui siamo accompagnati da un panorama fantastico con la vetta della cima del lago e qui il Pizzo del Diavolo con tutta la sua parete molto dolomitica. Spettacolo. Va bene, adesso siamo fermati un attimo a bere qualcosa e ripartiamo per Rifugio Ziglioli, proprio qui, e poi si torna alla macchina.
Qui in pratica, ragazzi, alla riva del lago di Pilato non ci si può avvicinare perché ci sono dei crostacei preistorici che si chiamano chirocefali, e quindi quelli depongono le uova proprio vicino alla riva del lago. Se uno ci si avvicina, calpesta le uova, questi non si riproducono più. Quindi mi raccomando, se vedete qui il lago di Pilato, per favore non avvicinatevi alla riva del lago, guardatelo, ammiratelo da lontano, anche perché comunque i divieti ci sono, però non tutti lo rispettano. Da qui si capisce bene, ragazzi, lo stato penoso purtroppo del lago di Pilato. Qui proprio si vede l'argine dell'acqua, il livello dell'acqua, diciamo, ecco. E questo è il punto di congiunzione che forma proprio un occhiale. Speriamo che si rimetta presto il lago di Pilato. Bene, ragazzi, allora comunque mi sono dimenticato di dirvi che quando eravamo nella valle del lago di Pilato, lì più o meno quasi nei pressi, sotto la vetta del gendarme il Pizzo del Diavolo, lì abbiamo ripreso il sentiero 151, che sarebbe lo stesso che stiamo percorrendo adesso, che ci ricondurrà fino al rifugio Ziglioli. Poi da lì riprenderemo il sentiero di stamattina, che è il 101, ed abbiamo anche abbandonato il rifugio Ziglioli da poco. Adesso ci dirigiamo verso l'ultima vetta della giornata, che è proprio di passaggio, il monte Pettoretto, che è questo qui. E poi una bella strameritata birra e si torna a casa. Ed eccoci che abbiamo conquistato l'ultima vetta della giornata. Il vettore è un po' coperto qui. Questo qui è il Pizzo, qui è zona Aia della Regina con la Grotta delle Fate, i Monti Gemelli e i Monti della Laga. Il Gran Sasso è coperto, anche la Maiella giù. Va bene, detto questo, adesso torniamo indietro. Bene, ed eccoci finalmente tornati alla macchina. È stata una bellissima escursione di 21 km e mezzo e 1780 metri di dislivello positivo. E che dite, ragazzi? Vi è piaciuta? Sì, giro spettacolare. Meno male. Vabbè, ragazzi, comunque dopo in descrizione vi metterò tutto. Mi raccomando, se questo video vi è piaciuto, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e lasciate un bel mi piace a questo video. E noi ci vediamo alla prossima escursione e a un prossimo video. Ciao ciao!